Mio padre era nelle ferrovie e mia madre gestiva un locale di panetteria, una panetteria pasticceria. Ed era una famiglia di sinistra o... Sì, mio padre è sempre stato, mi ha detto, sin da giovane socialista, era un riformista turatiano convinto e quindi sempre in rotta con me, che io ero sempre più a sinistra. Ma poi è stato anche in Giustizia e Libertà lei? Dopo, più tardi, quando hanno fucilato Capitini, sono rimasto senza contatti. E allora ho dovuto scegliere e io ho scelto Giustizia e Libertà. Ma anche con Capitini, io avevo collaborato in accordo con Capitini come gruppo di studenti indipendenti dal Partito Comunista. Qual era il suo nome di battaglia? Il mio nome di primo di battaglia è stato Carlo. Poi ho usato altri nomi, ma soprattutto ho usato CIF, che sono le iniziali che un compagno aveva fatto del mio nome vero. Francesco Villani l'aveva trasformato in Carlo Ivan Flinches. Le iniziali di Carlo Ivan Flinches era CIF. Ed eravate qui a Milano a... Abbiamo cominciato durante i 45 giorni di Badoglio. Si è formato inizialmente così, attorno al PC e con Capitini, che era reduce dalla galera, dall'esilio, eccetera. Ed è stato lui praticamente l'animatore. Io ho eseguito quello che lui diceva. Ecco, Ma lei ha conosciuto, ha fatto azioni anche con Bruno Trentin? dopo che è stato fucilato Capitini, il 31 dicembre del 43, io ho perso i contatti. Ho cercato quelli che conoscevo, ma non sono riuscito a prenderli. Allora ho dovuto decidermi con chi andare. Era logico che io cercassi ancora Capitini e allora chiesi a una persona che era un antifascista ma non comunista, era un avvocato che era liberale di origine, eccetera, che però aveva contatti, di mettermi in contatto. Lui disse: vuoi tornare con i comunisti e Capitini o no? Io dico no, non voglio tornare con i comunisti, voglio andare col Partito d'Azione. Col Partito d'Azione. Sì, con Giustizia e Libertà, che erano i partigiani del Partito d'Azione. Questo avvocato arrise, prese in giro perché disse: ah, avrei scommesso che voleva andare con questi matti. Lui li definiva dei matti. Io invece li consideravo i più aderenti alla realtà. E lui mi mise in contatto e andai con Giustizia e Libertà. Questo credo che fosse i primi mesi del 44, non so se febbraio o marzo, non mi ricordo. In questo gruppo, a un certo punto arrivò Trentin, che era scappato dal Trevisano dove era stato identificato. Lui era di origine trevisana, ma suo padre era morto a Treviso pochi mesi prima ed era praticamente sotto la tutela di Valiani, Leo Valiani, che era allora il capo del Partito Segretario del Partito d'Azione. Io, quando arrivò a Trentin e parlò subito con Valiani, Valiani mi chiamò e mi disse che da ora in poi
avrei dovuto combinare il mio gruppo con Trentin e i suoi amici. E così fu come cominciò il nostro lavoro assieme. Il più importante che abbiamo fatto assieme è stato il tentativo di liberare Tulipano, che era il portavoce di Parri, e Parri stesso. Cioè, ad un certo momento, Edgardo Sogno, quello che poi divenne, che era diventato antifascista ed aveva un gruppo che si chiamava Franchi, legato agli inglesi, si offerse per tentare la liberazione di Parri e di Tulipano. Allora il Partito d'Azione disse, perché Sogno dice: non voglio né 10 né 20 persone, voglio due uomini, due giovani che sappiano fare un'azione armata, eccetera, eccetera, e che siano di sicuro affidamento. E Valiani e il comando disse: Bruno Trentin e Franco Villani, cioè Cif e Stefano. È andata a finire che ci diedero delle notizie sbagliate di spostarci praticamente e non agire né su Tulipano né su Parri, perché Parri era stato trasferito a Verona e Tulipano era già in viaggio per Auschwitz, Bolzano e Auschwitz. Poi Tulipano saltò dal treno e ritornò a Milano. Si salvò. Io e Trentin, dopo una giornata circa di assedio all'ospedale, smontammo perché ci dissero di tornare alla base, e smontammo la base e proseguimmo le solite azioni. Poi io, proseguendo le solite azioni, di lì a poco i giorni fui individuato e preso prigioniero dalla brigata Muti e dalla brigata Nera di Como, che erano incaricati dai tedeschi di prendere. E infatti presero me e il compagno che c'era con me, che non c'entrava niente, mi stava accompagnando. Così fummo E cos'è presi. quando è stato arrestato, che cosa, come la trattarono? E come al solito, prima con le buone e poi con le cattive. Cioè, prima cercavano di imbonire. Il mio compagno, che era meno disposto a collaborare e lo mostrava, lo picchiarono subito rudemente, mentre io, che cercavo di barcamenarmi fingendo di essere disposto, mi hanno salvaguardato per un paio di riunioni, mandato solo qualche legnato, qualche pugno, eccetera. Poi hanno cominciato a far vedere quello che ci attendeva ed era tutta la sorta dei trattamenti, dall'affogamento al rialzo delle unghie, al taglio delle labbra, un sacco di malfatti. E poi invece ci portarono al carcere di Como una notte, una mattina all'alba. Noi pensavamo che ci fucilassero, erano le 3 di notte, questi qui ci fucilano. Invece ci portarono ammanettati, canettati, attraverso Como alla prigione e ci consegnarono ai tedeschi. E lì ci fu la mia avventura, perché la Brigata Carità, che era di Firenze, c'era un tipo
Io nell'azione che avevo fatto per liberare Tulipano, gli avevo messo tutto il muro come aveva ordinato Sogno. Aveva detto tu li schieri tutti al muro, mano in alto e si tace. Ce n'era uno che continuava a abbassare il braccio e si muoveva. Io allora gli puntai il mitra al collo e gli disse: stai fermo, mettiti in ginocchio. Questo mi disse che aveva il raffreddore e cercava il fazzoletto. Vabbè, detto, il fazzoletto lo troverai dopo, non ti muovere più, è in ginocchio. Guardai Sogno per vedere se assentiva o no, ma Sogno mi fece segno, va bene. Allora ho seguitato nella mia azione. 2 giorni prima dell'insurrezione, quando Mussolini era a Como e stavamo cercando di passare in Svizzera, ci liberarono. E mi liberò praticamente quel milite, quel brigatista delle Brigate Nere, che io, in via Eustachi, nel tentativo di liberare Tulipano, avevo fatto sedere. Perché continuava. Lui era lì, mi aveva conosciuto e non aveva denunziato. E allora mi chiamano giù, tutti e due, io e il mio compagno, e questo mi dice: tu mi conosci come io conosco te, ma io non ti ho denunziato. Adesso tocca a te. Io non capivo niente perché cosa volesse dire. Perché non sapevo niente né dell'insurrezione. E dico, guardo Ferrari, e dico, ma cosa dice questo? Se voi adesso siete liberi, potete andare. Di tutta questa guerra che voi avete fatto, di questa resistenza, oggi, guardando indietro, che cosa rimane? Avete Niente, fatto. non rimane niente perché. Un po' perché non l'hanno insegnata a scuola, un po' perché l'hanno falsata nell'opinione che fosse solo la resistenza fosse solo comunista e quindi fosse fare aiuto ai comunisti. L'hanno dimenticata tutti, quindi non è rimasto niente. A mio modo di vedere, non è rimasto nulla.